Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video che oggi vi racconta una storia particolare, la storia di un mito di internet. È comunque una storia intrigante che grazie alle immagini, grazie al racconto può far correre un brivido lungo la schiena, qualcuno ritiene che sia una storia paranormale vera, in realtà arrivate fino alla fine video e poi vi spiego esattamente come stanno le cose. Ma lanciamoci in questo racconto, lanciamoci nel racconto di come parte una storia, si diffonde su un forum, viene riportata su un sito web e diventa in qualche modo vera perché le persone cominciano a crederci e cominciano ad aggiungere dettagli e dettagli al racconto. Se vi piace andare a caccia di immagini di fantasmi, immagini un po' impressionanti, immagini bizzarre, tra quelle che diversi siti web, diverse riviste sul web proprio vi offrono, vi sarà probabilmente capitato di imbattervi in questa immagine. A sentire chi dice che questa immagine sia reale, a sentire le storie che circolano, si tratterebbe di una certa Violet. La foto sarebbe stata presa alla fine del 1800 e si tratterebbe, secondo alcuni articoli che parlano di questa storia, della protagonista appunto di una stagione oscura vissuta dalla città di Edimburgo. Una vampira scozzese votata all'epoca donna più spaventosa. Ora forse il primo campanello d'allarme comincia a suonare quando uno si domanda: alla fine del 1800 c'erano votazioni in Gran Bretagna per dire chi era la donna più spaventosa del tempo? Sembra già questo un po' strano, però non ha questo primo brandello di informazione spaventato le persone che volevano credere nella storia che sto per raccontarvi, nella leggenda che sto per raccontarvi. La storia parlerebbe di una modesta signora scozzese, anzi una ragazza, scusatemi, Violet per l'appunto, andata in sposa a 15 anni a un uomo che aveva più del doppio della sua età, avrebbe avuto nei primi tempi del matrimonio già subito tantissimi figli. Ne avrebbe avuti ben 4. Dopo aver avuto questi 4 figli, però, a un certo punto avrebbe improvvisamente smesso di avere gravidanze e la cosa avrebbe irritato, secondo questa leggenda, suo marito. Suo marito a questo punto avrebbe cominciato a tradirla e a disinteressarsi di lei. La cosa non doveva aver fatto piacere a Violet, non doveva averle fatto piacere sapere che suo marito, insomma, andava in cerca di altre donne altrove, irritato dal fatto che lei, dopo avergli già dato 4 figli, non gliene desse più dare. Certamente il turbamento di Violet fu però di durata non troppo lunga, perché a un certo punto suo marito ebbe un incidente di caccia non ben spiegato, però comunque in questo modo si tolse di torno. A quel punto Violet, dopo la morte del marito, decise di trasferirsi con i figli dalla sorella. Doveva rispettare un periodo canonico di 2 anni di lutto, però finiti quei 2 anni, Violet scomparve, letteralmente scomparve dalla faccia della terra, lasciando i figli alla sorella. Ad un anno da quella sparizione, alla sorella di Violet, che si chiamava Nancy, cominciarono ad arrivare delle piccole cifre di denaro, sempre accompagnate da dei mazzi di violette. Penso che abbiate capito tutti, mazzi di violette, Violet. Era evidentemente lei che spediva quel denaro e quei fiori per far sapere che stava ancora provvedendo ai propri figli. Fu nel 1876 che la medium Violet cominciò a diventare famosa sulla scena di Edimburgo. Era una medium che faceva delle sedute che attiravano davvero l'attenzione del pubblico. Partecipare non costava poco, bisognava pagare un biglietto abbastanza esoso ed erano davvero davvero ricercate queste sedute. Secondo la storia, questa Madame Violet cominciò ad attirare seguaci, creò una sorta di vera e propria setta, attirando persone che la seguivano fedelmente. La cosa particolare è che le sue sedute erano super elaborate, super interessanti e incorporavano degli elementi che potremmo definire elementi di vero e proprio vampirismo. La fama della medium Violet crebbe a dismisura, portandole sempre più seguaci, portandole sempre più attenzione, accrescendo il suo patrimonio, rendendola praticamente una donna ricca. Una donna ricca, ma anche una donna con una fama oscura, una donna molto chiacchierata, una donna che veniva guardata con sospetto, una vampira, perché infatti durante queste sedute i suoi seguaci, la sua setta le donava il suo sangue e lei
se ne scibava proprio come una vampira. A detta della storia, Violet era resa euforica dal sangue che utilizzava durante le sedute. Per lei era diventata una sorta di droga o forse un vero e proprio nutrimento, proprio come succede con un vampiro. Certamente queste sedute che attiravano l'attenzione avevano anche dei nemici, ma nessuno si era mai davvero mosso per mettere un punto, per mettere un termine alla fama di Madame Violet. Fino al giorno in cui uno dei suoi seguaci perse la vita perché in seguito a un'infezione riportata da una ferita fatta per donare il sangue, appunto, morì. A quel punto le autorità, cercando di mandare via Violet e la sua setta, questa donna che era ritenuta pericolosa, immorale e veramente, insomma, era diventata abbastanza odiata ad Edimburgo. Condannati per immoralità, nei seguenti 10 anni Violet e i suoi seguaci comunque non si fermarono. Sparirono dalla scena pubblica, non ci furono più sedute alle quali potevano partecipare tutti, ma vissero al sicuro, in segreto, comunque continuando con le loro sedute spiritiche e con i loro rituali vampirici. Questo fino a quando Violet non compì 90 anni, a 90 anni ormai raggiunta, insomma, la vecchiaia e forse anche qualcosa in più, Violet spirò e la sua setta si sciolse. Però la storia ci dice che non finì proprio con la morte questa storia, perché addirittura a quel punto Violet era talmente famigerata che nessun cimitero volle darle una sepoltura cristiana, non fu accettata in terra consacrata. Quindi la storia racconta che furono i suoi seguaci a prendere il suo corpo, a seppellirlo in un cimitero sconsacrato, e addirittura nessuno volle scolpirle una pietra tombale, quindi ancora una volta furono i pochi seguaci rimasti a scolpire con le loro stesse mani una pietra tombale per Violet. Nelle sue memorie scritte sul letto di morte, secondo la storia, Violet avrebbe raccontato di essere stata responsabile del fatto di non aver più avuto figli dopo, insomma, i 4 che aveva avuto all'inizio, perché aveva poi abortito segretamente gli altri, e si disse anche responsabile dell'incidente di caccia avuto da suo marito. Ora vi dicevo, questa storia e la fotografia di Violet sono diventate in qualche modo molto famose su internet e su diversi siti, su diversi forum, vengono assolutamente riportate come se fossero reali. Reale la foto, reale la storia. E questo è un po' il modo in cui internet crea delle leggende: prende qualcosa, piccole cose, piccole parti, le unisce e crea dei racconti che poi non vengono verificati più di tanto dalla maggior parte delle persone, che credono in quello che leggono ciecamente e diffondono la storia continuando a dire che era vera. Magari cominciano davvero a credere anche loro che è esistita davvero una signora Violet, che era una vampira ad Edimburgo alla fine dell'Ottocento, quando in realtà tutta questa storia è assolutamente falsa. È falsa perché la foto che vedete non è assolutamente una foto dell'Ottocento, ma è una foto, un progetto artistico di appunto un artista che si chiama Christine Elfman e che ha creato, insomma, questa immagine in abiti vittoriani per un suo progetto nel 2008, credo. La foto, che sicuramente ha qualcosa di inquietante, qualcosa di, insomma, che attira l'attenzione, è stata utilizzata da persone che hanno siti che raccontano storie bizzarre, da forum, eccetera eccetera, e è rimbalzata e, insomma, si è creata questa storia del vampiro Violet. E come si è creata? Si è creata perché qualcuno ha cominciato a dire qualcosa, ha cominciato ad aggiungere dettagli all'immagine, e poi qualcun altro si è premurato di scrivere la storia che vi ho raccontato, perché, per esempio, insomma, ho fatto un po' di ricerche e questa storia che vi ho raccontato risale al 2016, a un articolo che è uscito scritto su un sito che si chiama Spooky Moon, quindi l'autore è, i crediti vanno tutti assolutamente a spookymoon.com per la storia e a Christine Elfman per quanto riguarda la fotografia. La cosa interessante per me, raccontando questa storia, che comunque è come un po' una leggenda metropolitana, non so, una creepypasta o qualcosa del genere, è proprio il meccanismo che ha fatto diventare questa storia di dominio pubblico e che ha spinto le persone a crederci ciecamente, anche se in realtà si trattava di qualcosa di assolutamente falso e assolutamente non reale. Le persone hanno preso quello che volevano, hanno visto quello che volevano vedere e ci hanno creduto e hanno fatto andare avanti questa storia. Quindi, ragazzi, quando vedete qualcosa su internet, pensateci bene, perché molto probabilmente si tratta di roba falsa. Traete una lezione da questo video e da questo racconto di come la storia di una improbabile vampira scozzese sia nata, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!